Cari amiche e cari amici del Clan Georgici, ben ritrovati anche oggi sul nostro canale. Dovevo fare un intervento sulle mie balconiere. Sono delle balconiere che non hanno accesso all'acqua di irrigazione. Quindi mi sono trovato nelle condizioni di dover scegliere delle piante che potessero vivere unicamente con l'acqua piovana. In partenza erano delle balconiere dove avevo messo diverse essenze con l'intento poi di collegare sul balcone l'acqua, cosa che non è mai stata fatta. Si è creata una sorta di selezione naturale e quindi sono sopravvissute alcune piante, altre no. In realtà in quasi tutte le balconiere è andata in un unico modo, c'era dentro del sedum, in particolare questo è l'angelina, e si sono impossessate queste piante dell'intera balconiera. Però questo mi ha fatto capire che i sedum sono delle ottime piante per raggiungere questo scopo. L'unico problema è che l'insieme risulta un po' monotono e quindi oggi volevo andare a variegarlo un pochino. Potrebbe esservi utile capire come, lo vediamo insieme dopo la sigla. Scusate innanzitutto la voce, ma sono i classici malanni di stagione. Questa è stata una primavera molto strana. Sicuramente possiamo dire che l'acqua non è mancata, quindi anche in queste balconiere, diciamo, più piove meglio è, le piante hanno a disposizione un pochino più acqua, ma anche negli anni passati, che sono stati parecchio siccitosi sia nella primavera che nell'estate, come andremo a vedere, possiamo trovare delle essenze che campano senza problemi in queste condizioni. Prima di portare via questa, che è una composizione invece che non volevo toccare, avevo messo un agave, è cresciuta tantissimo. Sotto c'è sempre il sedum angelina, ma la vera chicca è questa pianta di oxalis che in caso di siccità muore, va a riposo, poi quando piove risalta fuori. La prima cosa da andare a fare quindi è svasare questo sedum dalla fioriera in cui si trova. Sono fioriere molto belle queste, si chiamano a sella di cavallo e vanno a cavalcioni della ringhiera e poi hanno un fermo qua sotto che fa da antiribaltamento. Sono di elo, sono molto belle, le trovate sullo shop online insieme a tutte le piante che utilizzeremo. È un bel materiale, non si incottisce, sta al freddo, al caldo. Mi dispiacerebbe molto gettare tutte queste piante di sedum, per cui me le posso tenere via in qualche modo e rinvasare o magari utilizzare qua e là in altre fioriere. Queste operazioni di separazione si possono fare coraggiosamente. Come potete immaginare sono delle piante veramente molto rustiche, molto inclini ad adattarsi anche a dei terreni molto poveri. Come vedremo, utilizzeremo dei sedum, utilizzeremo dei sempervivum. Sono piante che si trovano anche nei giardini rocciosi, ma soprattutto nei muretti a secco, dove hanno poco spazio per creare un apparato radicale espanso e ovviamente spesso hanno anche poca acqua. Andiamo a lavorare quindi oggi con delle piante che hanno, lo vedete, un carattere succulento, emisucculento. Si capisce che hanno dei tessuti che sono in grado di immagazzinare acqua e resistere anche a prolungati periodi di siccità. Ho preso qualcosa che si alza di più, come questo sedum spettabile Meteor, che fa una bella fioritura rosa carico. Ci sono poi invece sedum che sono più bassini, tappezzanti, che strabordano dalla, non so se si dice strabordano dalla fioriera e fanno anche un effetto ricadente. I sedum acre a me piacciono molto per quello. Poi questo qua in particolare si chiama Yellow Queen, la cultivar, e ha questo colore lime molto bello, fa dei bei contrasti. Questo è un sedum reflexum, è molto vicino come morfologia, come comportamento, come portamento all'angelina che abbiamo visto prima, però ha un bel colore azzurrato e sulle parti inferiori tende un pochino al violetto. Ho portato anche questa che sembrerebbe un sedum, invece è Oscularia deltoides. A me piace molto perché ha una forma veramente strana delle sue foglie. Altro genere di piante che possiamo utilizzare al di fuori dei sedum sono i sempervivum. Li conoscete di sicuro, hanno tutte queste rosettine e davvero questi sono quelli che vediamo di solito nei murettini a secco, sono dei trattori queste piante. Li tolgo un attimo dai miei green wall, questi vasi appesi che ho, perché non posso non citare i Dellosperma, i Mesembrianthemum. Oltre a proporre delle belle fioriture colorate, si possono utilizzare anche in miscellanea, funzionano molto bene. Hanno anche loro questa tendenza a ricadere. All'inizio della stagione, tra l'altro, qua avevo una zona un po' vuota, che foglia è? Una zona un po' vuota in questa fiorierina. Ho preso una parte ricadente e l'ho rimontata qua sopra, attecchito,
e ha tappezzato bene anche quel buco che avevo, a testimonianza di quanto siano versatili ma anche tenaci queste piante. Tra l'altro, una cosa interessante che ho osservato utilizzando questi dello sperma è che le fiorierine in basso, che stavano schermate dalla pioggia perché erano sotto ad altri vasi, quindi quelle che si sono bagnate di meno, sono quelle che hanno lavorato meglio, per assurdo. Quindi sono delle piante che magari possono essere messe in difficoltà, ma dalla troppa pioggia, dalla troppa acqua, e per questo andremo ad utilizzare, come vedremo, un terriccio specifico. Ma soprattutto quello che vi chiedo è assicurarvi sempre che ci siano dei sistemi di drenaggio che possono scolare l'acqua in eccesso, ripeto, soprattutto durante l'inverno. La prima cosa che andiamo a fare quindi è un riempimento di fondo della fioriera. Anche questa ovviamente è dotata di drenaggio, molto comoda perché ha anche un po' di riserva sul fondo. Come anticipavo, vado a lavorare con One Plus, o comunque dovete utilizzare una miscela come questa, molto leggera, molto drenata, preferibilmente con della pietra pomice in miscela. Da un annetto a questa parte ho preso il vizio, no, è una buona abitudine, non è un vizio, quando lavoro con il terriccio, andare sempre a miscelare un pochino di leonardite al suo interno. Poi sto usando il Biotron S di Cifo. Se vi ricordate, abbiamo fatto un bel video dove abbiamo spiegato bene l'utilità di questo prodotto sulla fertilità del terreno. Se volete saperne di più, ve lo lascio qua sopra. Una volta che abbiamo inserito il terriccio e il nostro Biotron all'interno della fioriera, ovviamente con questa fioriera sella di cavallo lavoriamo in due zone, una anteriore e una posteriore. Meglio già immaginare quale sarà la faccia vista, quella nel fronte della casa, e cosa invece vedremo noi dall'interno, dalle porte finestre. Abbiamo a disposizione sia dei colori piuttosto freddi, azzurrati, che anche dei colori un po' più caldi, sul rosso e il giallino. Sicuramente la pianta che spiccherà un po' di più sarà questa del Sedum Meteor, e questo chiaramente la metterò sul retro e in posizione centrale, in modo che faccia un po' da protagonista. Potremmo provare a impostarla così. Come dico sempre, non sono un flower designer, quindi faccio del mio meglio, però questo insieme mi piace. Abbiamo dei colori un po' più caldi da questa parte, questo line che fa un po' da transizione, e qua dietro invece dei colori un po' più azzurrati. Abbiamo una ricadenza sia davanti che qua a fianco e indietro, e quindi mi sembra un insieme piuttosto equilibrato. Così abbiamo utilizzato sia l'Oscularia che i Semper Vivum che i nostri amici Sedum. Se dovessimo avere problemi a lavorare con degli spazi un pochino ristretti, vi ripeto, non c'è nessun problema se volete dividere queste piante e magari utilizzarle in due punti diversi, anche per mescolarle un po'. Ed ecco qua che abbiamo concluso questa composizione. Se vi si staccano dei pezzettini nel lavorare, provate comunque a piantarli, a interrarli un po', perché molto facilmente radicheranno e svilupperanno una nuova macchietta. Se vi è possibile una prima bagnata, la diamo, laviamo via un pochino la terra e diamo una prima idratazione, anche perché non sappiamo quando poi queste piante potranno nuovamente bere. La bagnatura è anche l'occasione per assestare un pochino il terreno, dato che siamo andati un po' a metterlo in tutti gli interstizi tra una zolla e l'altra, capire se dobbiamo fare qualche aggiunta. Sono piante poco esigenti dal punto di vista della concimazione. Quello che ho visto dare un bello sprint a queste essenze è piuttosto l'utilizzo di un biostimolante. Noi qua in giardino utilizziamo sempre il Biooro, vedrete che vi aiuterà molto. Se vorrete approfondire, vi ho preparato un elenco di piante suitable, adatte per fare questo tipo di lavoro, quindi balconiera senza acqua, sull'articolo che ho scritto nel nostro blog. Trovate anche tutti i link per acquistarla direttamente nel nostro shop online. Se il video è stato di vostro interesse, lasciate un mi piace. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Mandatemi anche su Instagram le fotografie delle vostre composizioni, come ve la state cavando con questi lavori. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e vi ricordo il nostro hashtag, è sempre lo stesso, Make the Jungle. Ciao clan georgici.